parlamentare molto barricadero come Corrao, si era parlato di una possibilità di scambio politico tra Autostrade e MS. Se voi oggi cantate vittoria su Autostrade, si può immaginare un'apertura di credito maggiore, dialogo, dice Agnese Pini, su quello strumento che renderebbe subito disponibili 37 miliardi di euro. Ma in realtà di questa cosa ne avete parlato più voi che il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Non abbiamo mai ipotizzato alcuno scambio politico tra la questione autostrade e la questione MES. Quindi l'unico sul MES no che... Guardi, così come la questione autostrade, ma qui non è che c'è una visione ideologica. Il Movimento 5 Stelle ha il dovere, è entrato nelle istituzioni per cercare appunto di garantire quelli che sono gli interessi dei cittadini italiani, così come si è cercato nella vicenda autostrade di ottenere il massimo appunto nella tutela appunto degli interessi degli italiani. Sulla questione MES ci sono almeno 10 motivi fondati e documentati per cui questo strumento, oltre ad essere desueto, è non conveniente. Non è perché si chiama meccanismo europeo di stabilità, è perché ce l'avevamo nel programma elettorale che dovevamo essere contro a prescindere. Però lo diceva anche lei prima, siamo in una logica di coalizione, occorre a un certo momento trovare delle mediazioni, era una considerazione che faceva in riferimento ad Autostrade. Restiamoci ancora un momento in Autostrade. Qui dobbiamo fare anche un po' di corretta informazione. Cioè questa storia del MES di cui si continua a parlare, cioè a me sembra veramente assurda, perché a cercarla una condizione positiva, un motivo reale per attivare questo strumento nel nostro paese non c'è. Ci sono soltanto controindicazioni, quindi insomma cerchiamo di convincere. Io registro le sue posizioni, poi a settembre ci rivedremo qua dopo la discussione sul recovery fund e vedremo se saremo ancora. Ma non lo vuole nessuno. A quel punto non finisce come la revoca, si puntava a 100, come uso le sue parole, e poi si è ottenuto 80. Stiamo